Benvenuti a Corte Tosoni, oggi siamo qui in collaborazione con La Voce di Mantova per la rubrica Il mio cane è felice. L'argomento di quest'oggi è di attualità in quanto ci stiamo avvicinando alle feste di Capodanno, feste di Capodanno che, come tutti sanno, comportano fuochi d'artificio, confusione e quant'altro. Quindi, oltre alla fauna selvatica, che è quella che accusa maggiormente, specialmente gli uccelli, di questa abitudine, noi oggi siamo a trattare le modalità attraverso le quali tutelare i nostri cani in funzione di questi festeggiamenti. Ora, come sempre, la cosa migliore da fare è la prevenzione. Prevenzione consiste nel lavorare per tempo. E lavorare per tempo vuol dire che siamo in ritardo, però facciamo il possibile. Allora, cosa vuol dire prevenzione? Prevenzione vuol dire lavorare in abituazione e desensibilizzazione, fare cioè in modo che il nostro cane in positività e in gradualità lavori sotto soglia al fine di abituarsi a questi stimoli che possono essere problematici. Questi stimoli non sono solo i fuochi d'artificio, perché questi stimoli in realtà sono i più abituali, ovvero la serranda che si abbassa, i rumori di pentole che cascano e cose di questo tipo, quindi sono molto più comuni queste situazioni di quello che si può pensare. Quindi, nel concreto, cosa vuol dire lavorare in abituazione e desensibilizzazione? Vuol dire avvicinarsi allo stimolo, avvicinarsi all'intensità dello stimolo, ovvero da un punto di vista di distanza, proprio in quanto a metri, sempre più vicino, e quanto a intensità, ovvero volume, sempre più alto, dal basso all'alto e dal lontano al vicino, in modo graduale, appunto lavorando sotto soglia, ovvero se io mi infastidisco a un'intensità 10 comincio a lavorare a intensità 14-15, mentre propongo io umano al cane attività a lui gradite, possono essere il tira e molla, il riporto o quant'altro. Il cibo è sconsigliato in questi ambiti fondamentalmente, perché il cane non è interessato allo stimolo cibo in questo momento, in questi momenti di ansia, e non vogliamo andare a dare segnali di conferma su quello che può essere un problema. Quindi attività che coinvolgano il cane, che lo rendano partecipe e che lo defocalizzino dalla situazione problematica. Bene, altra cosa che si può fare in extremis sono le seguenti cose: lasciare la luce accesa in casa per evitare l'effetto abbaglio, tenere il volume della radio e della televisione alti, in quanto se c'è silenzio è chiaro che il botto spicca maggiormente rispetto a una situazione in cui c'è già caos. Non lasciare solo il cane e tantomeno lasciarlo fuori di casa va da sé, sto neanche qui a commentare. Per quanto riguarda invece non lasciare solo il cane, la nostra presenza è una cosa positiva per il cane e serve come stabilizzante. Però è importante che non siamo noi stessi conferma del problema, ovvero se il cane scodinzola verso destra o verso sinistra, diversamente rispetto al solito, o se mi guarda un po' male, un po' impaurito, eccetera, non devo andare a confermare tutte quelle che sono le sue paure
andando a coccolarlo, andando a assicurare, eccetera. Cioè devo essere presente per il cane, assolutamente devo essere presente per il cane, ma non devo confermare che è un problema quella situazione specifica, perché altrimenti la prenderà come un problema. Altre cose che possono aiutare sono i DAP, ovvero i dissuasori di feromoni materni, e feromoni chimici, sintetici, pardon, feromoni sintetici, fiori di Bach, fiori australiani, T-Touch, tutte queste cose sono cose che da soli, ma anche i consigli che della luce, della radio e quant'altro, sono tutte cose che aiutano, ma da sole non bastano. Quindi cerchiamo di lavorare in prevenzione e passiamo delle feste sicure noi, per noi e per i nostri cani. Buon anno a tutti, da Corte Tusoni, a presto!